Il magma è la roccia fusa che si trova sotto ai vulcani. È pieno di gas che si espande nel corso dell'eruzione come le bolle di una bevanda gassata quando si apre la bottiglia. Nelle eruzioni esplosive, questa espansione riduce il magma a pezzetti e frantuma le rocce. Queste eruzioni formano frammenti di magma e roccia di dimensioni variabili, da polvere sottile a blocchi delle dimensioni di un'automobile. Il materiale più fine, grande come un granello di sabbia o anche meno, si chiama cenere vulcanica. Le rocce eruttate da una bocca vulcanica sono talvolta chiamate bombe vulcaniche. Le rocce più grandi cadono a terra vicino al vulcano, dove possono causare morti, lesioni o danni. Possono perforare i tetti e talvolta incendiare gli edifici. La ricaduta dei frammenti più piccoli è rumorosa, come una forte grandinata. Nel corso delle eruzioni esplosive, imponenti colonne eruttive fatte di rocce, ceneri e gas si sollevano sopra il vulcano. Queste colonne eruttive spesso raggiungono diversi chilometri di altezza e nelle eruzioni più grandi possono arrivare a decine di chilometri dal suolo, anche oltre le quote di volo degli aerei. Le nubi di cenere vengono trasportate dal vento per decine o anche centinaia di chilometri dal vulcano. Il tempo impiegato per raggiungere queste distanze dipende dalla velocità del vento. Le nubi di cenere più dense bloccano la luce solare e possono trasformare il giorno in una notte buia. Quando le nubi vulcaniche sono sospinte dal vento, il materiale che trasportano ricade gradualmente a terra. I depositi più spessi si formano vicino al vulcano, dove possono arrivare a seppellire edifici e terreni. Le ceneri fini vengono trasportate più lontano dal vulcano e i depositi normalmente si assottigliano. Possono rimanere in sospensione nell'aria per migliaia di chilometri. La cenere vulcanica è molto diversa dalla cenere prodotta da un incendio. È composta da frammenti minuscoli e taglienti che la rendono particolarmente ruvida e abrasiva, tanto da graffiare in modo importante il parabrezza delle automobili, ad esempio. La cenere vulcanica può essere pericolosa per le persone, gli animali e l'ambiente. I terreni possono essere seppelliti e i tetti collassare. Trasporti, risorse idriche, sistemi fognari, sistemi di comunicazione e di alimentazione elettrica possono essere interrotti. I raccolti possono essere distrutti e il bestiame ucciso. Anche nelle piccole eruzioni, la cenere può essere fastidiosa e interferire con la vita di tutti i giorni. Gli scienziati studiano le eruzioni e le direzioni dei venti per fornire allerte specifiche sulla dispersione della cenere vulcanica. Le autorità competenti forniranno indicazioni sui comportamenti più opportuni. Questi possono includere l'evacuazione di aree vicino al vulcano e l'adozione di misure per la protezione delle persone e delle proprietà. Col tempo, le comunità che vivono vicino a vulcani che eruttano frequentemente sviluppano strategie efficaci per convivere con la cenere. Nel lungo periodo, la cenere può migliorare la fertilità dei campi.